Che la condizione di autosufficienza possa essere il frutto non solo del naturale punto d'approdo dell'età anziana o del decorso di una malattia degenerativa, è drammaticamente evidente quando si parla di gravissime disabilità acquisite, nelle quali la nuova realtà di totale e irrimediabile dipendenza può scaturire inaspettata, improvvisa, violenta, ma non per questo meno drammaticamente vera. Un incidente stradale per un giovane dopo una serata di baldoria, un infortunio durante una normale giornata di lavoro, un privatissimo ma devastante incidente domestico possono improvvisamente far deflagrare una normale situazione familiare e trasformarla in un vero e proprio incubo ad occhi aperti. Una situazione che proprio nei caratteri di unicità, drammaticità e specificità è stata affrontata dalla Regione Emilia-Romagna. Queste persone sono persone, quando si definiscono gravissime, proprio persone che rimangono in coma, stato vegetativo. Ecco, tanto per rifarci a un caso molto conosciuto come l'Englaro. Ecco. Per quanto riguarda un altro target che la Regione ha identificato, sono le gravissime mielolesioni acquisite, anche queste di origine traumatica, riguardano appunto pazienti che non hanno la possibilità di utilizzare i quattro arti, però sono perfettamente coscienti. Un altro caso piuttosto conosciuto, Fogar, Ambrogio Fogar, ecco, tanto per fare un esempio. Oppure gravissime disabilità sono anche quelle che conseguono patologie neurologiche involutive in fase avanzata. Sono la sclerosi laterale amiotrofica, la sclerosi multipla, ad esempio. Individuati i tre target, gravissime cerebrolesioni acquisite, gravissime mielolesioni acquisite e patologie neurologiche involutive in fase avanzata, a questi pazienti viene dedicato un percorso che vede in prima persona chiaramente l'azienda USL, che deve attivare una rete di servizi che mantengono i rapporti con la regione nell'ambito della programmazione. Poi con una unità di valutazione multidimensionale che noi abbiamo chiamato appunto UVM 2068, con una equipe di professionisti, quindi una equipe interprofessionale, ne fanno parte un medico fisiatra, un fisioterapista, un infermiere, un assistente sociale, uno psicologo, a seconda anche di quelle che sono le necessità dei pazienti. È un'equipe che alla fine diventa chiaramente il riferimento per la famiglia, per il paziente. Viene individuato un referente del caso, che spesso è l'assistente sociale, che mantiene poi nel tempo i contatti con le famiglie e cura, diciamo, l'attuazione del percorso che è stato determinato. Le nuove direttive della Regione hanno consentito di influire in maniera significativa sul fenomeno delle gravissime disabilità acquisite. Al 31-12-2008 i pazienti seguiti in Regione sono stati 987, 478 dei quali aiutati con un assegno di cura, utile anche all'eventuale sostentamento del nucleo familiare, mentre in 528 casi si è provveduto a fornire un'assistenza domiciliare specifica. 371 pazienti, quasi un terzo, nella maggior parte persone sole, sono state collocate in una residenza a lungo termine dedicata, con strutture e tecnologie specifiche. Con questa rete di strutture, personale e servizi, si è reso dunque possibile alleviare il forte peso che una famiglia si trova a sostenere, sia dal punto di vista economico, che organizzativo, che emotivo, in evenienze simili. Noi entriamo in una fase anche delicata, che è quella proprio del distacco dalla struttura riabilitativa, con anche quelli che possono essere i disagi e così le difficoltà della famiglia nel pensare di organizzare un rientro a casa. Quindi il nostro lavoro è anche e soprattutto rivolto verso i familiari per creare quell'ambiente e anche quel percorso che possa permettere di affrontare nella maniera più serena e anche organizzativamente più efficiente questo passaggio dalla struttura al domicilio. Sicuramente per noi un successo è quello di essere il punto di riferimento delle famiglie, quindi il fatto che le famiglie possono avere come interlocutore l'equipe o comunque il referente del caso vuol dire che comunque l'equipe sta funzionando, siamo un punto di riferimento per le famiglie che in qualsiasi momento, per qualsiasi necessità, sanno che possono far conto su delle professionalità che possono aiutare.